Photo Action per Torino. È questo l'argomento che stiamo per attraversare insieme col nostro ospite, con un'azione sicuramente molto importante per il periodo che stiamo vivendo e anche sopravvivendo. Photo Action per Torino è in sostanza una chiamata alle arti ideata dai fotografi Guido Arari e Paolo Ranzani insieme con Wall of Sound Gallery, la galleria d'arte fotografica ad Alba in provincia di Cuneo. Intanto, benvenuto Guido Arari. Grazie, buongiorno a te e a tutti. E grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole per raccontare di una collaborazione che è nata tra fotografi e non solo, volta a uno spirito di grande beneficenza, e questo non può che incontrare il favore e la collaborazione di molte persone, anzitutto di molti fotografi, i quali hanno dato subito il loro accordo a questa chiamata alle arti. Perché questa riunione di fotografi per Photo Action, Guido Arari? Ma forse in questo momento condividere la fotografia è possibile in tempi di distanziamento sociale, in tempi di isolamento, è qualcosa che viaggia sul web con molta più facilità rispetto ai concerti, agli spettacoli teatrali, ed è un'occasione molto interessante di condividere bellezza in un momento abbastanza deprimente, anzi direi tragico per molte famiglie. Noi ci siamo mossi in seconda battuta rispetto all'emergenza della fase 1 perché ci siamo confrontati con alcuni medici qui in Piemonte e abbiamo capito che la fase 2 avrebbe avuto delle problematiche di più lungo periodo e quindi abbiamo individuato un progetto di UGI Onlus e della Città della Salute e della Scienza di Torino che riguarda la creazione di un fondo straordinario Covid-19 per dare degli aiuti alle famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia e ai bambini del reparto oncoematologico dell'ospedale Regina Margherita. E non solo questo, anche la creazione di borse di studio per giovani medici che poi verranno impegnati nei reparti Covid. E quindi questa è stata la chiamata alle arti che per me, per Paolo e Wall of Sound Gallery è stato quasi automatico. Insomma, abbiamo contattato sia autori italiani di ogni disciplina, se così si può dire, dalla moda al ritratto, al reportage, alla ricerca, e anche autori internazionali, raccogliendo delle immagini strepitose, alcune veramente uniche, perché in molti casi anche inedite. Ricordiamo che l'associazione UGI è UGI Onlus, è l'Unione Genitori Italiani contro il Tumore dei Bambini, ed è una realtà torinese ma con un respiro veramente molto importante, ed è proprio dalla collaborazione di Guido Arari insieme con Paolo Ranzani e Wall of Sound Gallery che è nata questa collaborazione per l'associazione UGI Onlus e dalla Città della Salute e della Scienza di Torino. In sostanza, le cose insieme vengono meglio. Certo, è senz'altro utile agire su delle realtà specifiche piuttosto che, questa è una mia opinione personale, piuttosto che come dire, incanalare risorse in un calderone unico senza poter toccare con mano i risultati. Quindi l'idea di contribuire a un fondo specifico coordinato da un'associazione di volontariato come UGI è sicuramente una garanzia. Poco fa hai accennato al valore delle fotografie dei fotografi italiani ma non solo, ed è veramente scorrendo il sito photoactionpertorino.org dove poi si potrà fare beneficenza acquistando queste immagini. Sì. Ecco, se possiamo, c'è un filo rosso che può legare le varie immagini? No, direi che c'è una varietà di contributi, di tipologie di immagini, anche di autori di diverse generazioni,
che è veramente straordinario, perché andiamo da fotografi che sono stati molto attivi negli anni 60, penso per esempio a Franco Bellomo, che è stato un grande fotografo di cinema e che ci ha donato un'immagine di Fellini e Donald Sutherland sul set di Casanova, oppure lo stesso Balletti da Brescia. Balletti addirittura, altro discorso. Balletti è un fotografo di ricerca, un artista fotografo che ha curato per più di 30 anni l'immagine di Mina nelle copertine dei suoi dischi, ma è anche un pittore, un disegnatore molto raffinato, e ci ha dedicato un'immagine più generica. Però poi abbiamo una Marilyn di Douglas Kirkland, abbiamo un David Bowie di Sukita, uno Springsteen di Stefanco, una bellissima foto di Edoardo De Filippo con Carmelo Bene e Angelo Turetta, e poi anche foto slegate ai personaggi, insomma alle celebrità, foto più sperimentali di Joe Pedisano, di Settimio Benedusi, di Tony Thorimbert, Maurizio Beucci, insomma adesso sono quasi 110 fotografi, e continuano anche ad arrivare delle proposte, perché per esempio stanotte sono arrivate tre proposte di fotografi americani. Non dimentichiamo che l'Italia ha preceduto di alcune settimane la pandemia in America, e quindi ha sicuramente colpito molto l'opinione pubblica in America, quindi c'è stata una sensibilità nei nostri confronti. Ed è arrivato un ritratto di John Lennon di Alan Tannenbaum, e un ritratto di Steve McQueen degli anni 60 di Barry Feinstein. Quindi è una carrellata straordinaria, veramente varia, uno sguardo grandangolato, per usare un termine fotografico, sull'immaginario di più decenni. E quindi l'aggiornamento del sito photoactionpertorino.org, ovviamente sentendo quanto ci ha detto poco fa Guido Arari, si arricchisce quasi giorno dopo giorno. Sì, è una cosa molto curiosa, perché ovviamente devo dire che ci sono molte adesioni che arrivano da più parti, ed è difficile un po' governare questa massa, insomma, di contributi. Adesso stiamo riflettendo, in corso d'opera. Sono 106 i fotografi, no? Sono 106 per il momento i fotografi che hanno partecipato. Sì. E posso dire che intanto in 4-5 giorni da quando è partita la campagna siamo oltre i 20.000 euro. Ecco, quindi adesso andiamo a raccontare ai nostri ascoltatori come partecipare a questa azione di beneficenza, a questa chiamata alle arti, perché sì, non solo i fotografi sono stati interessati da questa chiamata alle arti, ma tutti quanti siamo interessati alla chiamata alle arti, e credo l'arte fotografica abbia molto da raccontare. Cosa possiamo fare? Come possiamo entrare in contatto e quindi contribuire, Guido Arari? Allora, è molto semplice, basta andare sul sito www.photoactionpertorino.org, scegliere la foto o le foto preferite. Il costo per ogni foto è di 100 euro, più le spese di spedizione. Si possono comprare più copie della stessa foto o più foto diverse, in quanto le edizioni sono aperte, sono stampe fine art, non numerate, non firmate, ma timbrate a secco con un certificato, quindi un'opera che è resa disponibile in questa forma solo per questo progetto, fino al 21 maggio, quindi c'è poco tempo. Chi vuole accaparrarsi delle opere d'autore in questa forma può visitare subito il sito. Da un paio di giorni sono cominciate anche delle dirette sui social, su Facebook e su Instagram, in cui Paolo Ranzani ed io dialoghiamo con un buon numero di questi fotografi. Non riusciremo a dialogare proprio con tutti, però abbiamo una serie di ospiti molto interessanti. Per esempio stasera io intervisterò Frank Stefanco, che è il fotografo, uno dei fotografi personali di Springsteen. Paolo intervisterà Laila Pozzo, forse con un saluto anche di Douglas Kirkland,
domani avremo Franco Fontana e avanti così. Che ha presentato tra l'altro una fotografia molto particolare, Franco Fontana, sì, con questi due. Sì, ha donato una Polaroid inedita. Sì, sicuramente molto particolare. Ma l'acquisto di queste foto, Guido Arari, entro il 21 maggio, lo ricordo, con una donazione di 100 euro più 10 di spedizione, ecco, il valore fotografico è sicuramente importante, ma è più che tutto un valore affettivo quello, no? Perché è vero che non sono firmate le opere, però è il valore affettivo e soprattutto è una stampa speciale proprio per Photo Action per Torino. Sì, trovo gratificante il fatto che a fronte di una donazione ci si possa assicurare un'opera d'autore di qualunque genere. Io credo che chiunque possa trovare qualcosa di suo gusto, di suo gradimento in una panoramica così ampia. E ripeto, ci sono anche delle icone assolute che sicuramente poter accaparrarsi in questa forma, in questo contesto, è molto importante. È è molto sullo sfondo questo pensiero, è anche un'occasione di divulgare la fotografia. In un momento in cui non possiamo esporre fisicamente le nostre opere, poterle rendere visibili, apprezzate anche via web, direi che è essenziale per portare avanti un discorso così di indagine sulla fotografia, sull'immaginario. Allora, chi va sul sito per comprare per l'appunto quest'opera d'arte, queste opere d'arte, e se io compro per esempio un'opera di Fontana, per esempio, visto che l'hai citato poco fa, di Franco Fontana, quando la compro io non è più disponibile per altri, oppure ci sono altre copie? Giusta segnalazione. Le stampe sono in edizione aperta, il che vuol dire che fino al 21 maggio verranno continuamente stampate in base agli ordini che arrivano. Quindi, se qualcuno ama talmente una foto di Fontana che tu hai citato, o di Bowie, perché è un'icona tra le preferite, può anche comprarne 10-20 copie e regalarle magari a Natale, oppure può comprare più copie, più immagini in copia singola, non c'è limite. Non c'è limite, e tra queste foto ovviamente troviamo anche la foto Sava Sandir di Guido Arari. Ah beh, sì, io ho scelto una foto che mi è molto cara, e in tempi di distanziamento sociale particolarmente significativa. È un ritratto di Louis e Laurie Anderson, due artisti che ho amato molto e ho avuto anche la fortuna di poter frequentare. È un ritratto di loro due insieme, casualmente scattato a Torino, guarda caso, dopo un concerto al Lingotto, di quell'unico tour che fecero insieme. E ha un significato particolare perché, a parte la coppia, questa specie di ritratto di famiglia di due artisti che a me sono molto cari, e testimonia un momento di passaggio, di trasformazione di Lou Reed, che vicino a Laurie Anderson, proprio nell'arco di quella tournée, si è come tolto l'armatura da rockstar aggressiva e anche un po' arrogante quale era, e ha scoperto di poter essere veramente un uomo e un artista libero. Difatti, dopo quella tournée si è dedicato a musiche meno mainstream, si direbbe, rispetto al rock, e anche alla sua grande passione per la fotografia, che è quello che ci ha legati poi negli anni. Guido Arari, è chiaro che vorremmo raccontarli tutti i fotografi, ma ho avuto una sorpresa molto bella e voglio condividere con i nostri ascoltatori la sorpresa, anche perché ha tracciato nel mondo della musica e della televisione qualcosa di importante, Carlo Massarini, ecco, con una grande sorpresa, lo scoperto fotografo. Sì, Carlo è una conoscenza, insomma, da tanti anni. Non è un fotografo propriamente detto, però è sicuramente un testimone di decenni di musica divulgata attraverso la radio prima e poi la televisione, e, insomma, ha conosciuto tantissimi artisti, in particolare ovviamente anche degli artisti italiani, tra questi Lucio Dalla.
e ho chiesto a Carlo, che peraltro è uno dei fotografi che noi rappresentiamo come Wall of Sound Gallery, ho chiesto a Carlo di proporci, di donarci un'immagine insolita di Lucio Dalla, e quindi sono molto felice che lui sia con noi. E l'immagine è veramente molto insolita, ricordiamo ai nostri ascoltatori photoactionpertorino.org per partecipare a questa chiamata alle arti in aiuto dell'associazione UGI, Unione Genitori Italiani Onlus, e della Città della Salute e della Scienza di Torino. Prima di salutarci, Guido Arari, invece, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Beh, in questi giorni, con questo progetto per le mani, di libri poco ce ne tempo sono da leggere. Pochi. Però, e allora qual è il libro che magari sempre, là sul comodino in attesa? Questa domanda. In questi giorni, ti devo dire, sul mio comodino ci sono due libri che ancora sto così sfogliando, ma non propriamente leggendo per mancanza di tempo. Uno è un vecchio libro di Daniel Coleman che si chiama Intelligenza Sociale, che trovo sempre molto interessante e ricco di spunti, e poi ho l'ultima raccolta di poesie di Leonard Cohen, The Flame, che in italiano si intitola La Fiamma, e direi che questi sono due libri. Poi mi è ricapitato in mano un bellissimo libro di Malcolm Gladwell che si chiama Il Punto Critico, sui grandi effetti dei piccoli cambiamenti. Insomma, sono tutti libri per meditazioni. E tra l'altro non io certo per intrattenersi con leggerezza. Sicuramente, tra l'altro vorrei ricordare, visto che l'hai citato, il libro di Leonard Cohen, Poesie, pagine scelte dei quaderni, edizioni Bompiani, intitolato La Fiamma. Noi l'abbiamo raccontato qui nel Posto delle Parole, sì, insieme col curatore e il traduttore Luca Manini, ed è stata veramente, sì, una gran bella conversazione. Però vorrei ancora farti una domanda, tornando su, sì, Photo Action per Torino. L'idea di cogliere tutte queste immagini e farle diventare un'antologia fotografica? Beh, inevitabilmente quando si mette mano agli archivi di altri fotografi in una prospettiva così molto ampia, insomma, questo fa nascere la tentazione di raccogliere, no? di storicizzare. E può essere un progetto. Adesso purtroppo ci sono progetti che sono irrealizzabili in questa fase, proprio per le restrizioni che conosciamo, però un'idea di allargamento di mostra o di libro sicuramente c'è, anche perché i fotografi hanno cominciato a raccontarmi, su mia sollecitazione, le storie dietro alle loro foto, perché io non mi fermo al lato estetico, voglio proprio saperne di più fino in fondo, e credo che queste storie siano assolutamente da condividere col pubblico, e anche nei post che adesso stiamo postando sui social, alle foto accompagneremo piano piano anche gli aneddoti degli autori. È un'opera anche questa di approfondimento. Ed è importante l'approfondimento, la divulgazione, sì, da parte nostra, la curiosità nell'andare a vedere. Tra l'altro chiudiamo proprio dando appuntamento sui social. E quale social possiamo prendere come riferimento per le presentazioni di Guido Arari e Paolo Ranzani? Siamo su Instagram e su Facebook, all'occorrenza ci spostiamo da uno all'altro perché alcuni autori non hanno una pagina Instagram, però principalmente siamo su Instagram, dai nostri profili, però ogni giorno mettiamo un cartello con l'annuncio su quale social si svolgerà la conversazione. Grazie davvero Guido Arari per il tempo che ci hai dedicato, e buon lavoro con la fotografia. Grazie a te di avermi invitato, e grazie a tutti.